Ciao a tutti e benvenuti sul portale di extremehardware.com. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi il modello InWin 904. Prima di cominciare vogliamo fare alcune precisazioni. Quella che state vedendo non è propriamente una video recensione completa. Verranno analizzate brevemente le caratteristiche principali, ma vi invitiamo caldamente a leggere la recensione scritta sul nostro portale. Lì infatti troverete moltissimi dettagli tecnici, misurazioni, fotografie e anche un test di montaggio. Vi chiediamo solamente, una volta terminata la visione, di commentare il video e la recensione sia sul nostro canale di YouTube sia sul portale dove è richiesta la registrazione. Vi ringraziamo per l'attenzione. Bene, dopo il video di presentazione, cominciamo con la recensione. Dopo aver analizzato diverse soluzioni Limited Edition, quest'oggi andremo ad analizzare il nuovo arrivato in casa InWin, il modello 904. Supporta schede grafiche lunghe fino a 360 mm e presenta una gigantesca paratia finestrata laterale in vetro temprato, ad esempio qui nella parte sinistra, ma anche nella parte destra. Le dimensioni complessive sono 490 mm in altezza, 192 mm per lo spessore e 490 in lunghezza. Supporta schede madri con format factor ATX e micro ATX, purtroppo non EATX, e questo, come vedremo, è un problema, soprattutto nella recensione scritta. Il pannello I/O presenta 4 USB 3.0 e porta HD audio, una predisposizione per periferiche da 5.25 pollici nella parte inferiore e 3 da 3.25 pollici hot swap e 2 da 2.5 pollici nella parte laterale. Oltre a questo presenta dei filtri antipolvere magnetici che sono situati nella parte inferiore. Un particolare degno di nota è che è possibile installare un radiatore da 120 o 140 mm, sempre in quest'ultima posizione, quindi nella parte inferiore, ma come vedremo successivamente anche nella parte posteriore. Non c'è stato il montaggio, però sappiate comunque che è possibile, viene mostrato direttamente da InWin. Il telaio esterno è di una qualità davvero superlativa, ad esempio possiamo vedere qui che è interamente realizzato in un blocco unico nella parte anteriore, superiore e inferiore, mentre la parte posteriore è removibile tramite un sistema molto interessante. Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, appunto, quindi troviamo vetri temprati, telaio interno eccezionale, quindi anche nella parte interna, molto robusto e ben progettato. Il cablaggio questa volta è molto valido, come vedremo successivamente. E a differenza di alcune soluzioni precedenti, tra cui ad esempio l'InWin X-Frame che abbiamo già recensito e l'eccellente D-Frame che abbiamo già recensito, troverete appunto nella recensione tutti i link per le review. La silenziosità è molto elevata, per quale motivo? Perché non c'è nessuna ventola, grazie al piffero, come direbbe qualcuno. Design innovativo e moderno, e ottima verniciatura. Soprattutto insomma, nella parte interna troveremo che non è presente nessun segno di lavorazione o eventuali problematiche legate appunto alla lavorazione stessa dell'alluminio. Oltre a questo sono presenti tre hot swap di serie, ma lo vedremo fra poco. Per quanto riguarda quindi le specifiche tecniche, sono presenti 7 slot di espansione. La parte posteriore lo vedremo sempre successivamente. Il cabinet è molto pesante perché pesa 12,25 kg, quindi molto. Predisposizione per ventole. Allora, posteriore una da 120 o 140 mm. In realtà sì, anche se è un problema perché è possibile installarne solo una da 90 mm, predisposta appunto dal produttore. E questo in realtà è un problema, anche se appunto c'è questa compatibilità parziale con ventole da 120 o 140 mm con un supporto che viene fornito al produttore. Compatibilità che però è presente frontalmente in basso per via di appunto un sistema che permette l'installazione. Comunque sì, appunto non è presente nessuna ventola in dotazione. Oltre a questo, per quanto riguarda la compatibilità con VGA, abbiamo detto già senza limiti, quindi 36 cm, ovvero praticamente tutte quelle in commercio. Per quanto riguarda purtroppo i dissipatori 145 mm, e questo è un valore davvero contenutissimo, purtroppo questo è un difetto di questo cabinet, anche se poi come vedremo insomma, ci sono tutta una serie di discorsi. PSU 18-19 cm, posizionata in basso, e questo potrebbe essere un problema qualora ci fossero ci fossero appunto PSU abbastanza lunghe. Materiale dello chassis è acciaio e alluminio. L'alluminio è da 2 fino a 4 mm. Questo
Questo è quanto. Adesso osserveremo il cabinet nella sua interezza. Innanzitutto partiamo dalla parte posteriore e svidiamo tutta questa paratia che è possibile, che è removibile. Sistema di blocco eccellente. Ecco appunto, è possibile rimuoverla e con un adattatore che viene fornito dalla casa produttrice è possibile installare qui un radiatore, quindi il tutto nella massima solidità strutturale. Come è possibile vedere, è presente una predisposizione per una ventola da 90 mm. Qui abbiamo fatto passare il connettore da 8 pin, ma lo spiegheremo successivamente. E quindi ci sono 7 slot di espansione. 7 slot, sì, 7 slot di espansione e la PSU viene montata in basso, quindi in sostanza è una configurazione quasi classica, se non che notate un foro nella parte inferiore, vediamo se riusciamo a farvi notare questo particolare, sì. Vabbè, nella parte inferiore c'è un foro che sarebbe quello. Quel foro serve per il passaggio dei connettori frontali del lettore DVD o eventualmente di un fan controller che noi avevamo intenzione di montare. Se non che purtroppo il cabinet non è stato compatibile con la nostra piattaforma di test e quindi abbiamo dovuto lasciar perdere. Questo è un vero peccato. Vetro temperato. Quindi è un vetro che è resistente. Molto più resistente del vetro ordinario. Abbiamo elencato le caratteristiche del vetro temperato all'interno della recensione del D-Frame, quindi non ci dilunghiamo in ulteriori commenti. Bene, fate molta attenzione perché comunque rimane vetro. Ok, allora all'interno facciamo uno zoom. All'interno possiamo notare questa è la predisposizione per l'alimentatore, c'è cioè un alimentatore Silverstone da 750 watt Strider, quindi a dimensioni molto contenute. Abbiamo cercato di utilizzare un FSP Aurum Pro da 1 kW, purtroppo c'è un problema di compatibilità perché impatta con questa linguetta di innesto. Abbiamo montato una ventola, qui è una Noctua NF A14 Flex in immissione, e quindi come vedete è possibile eventualmente insomma, montare anche un radiatore a 140 mm, consigliamo un modello Slim perché ovviamente dovrebbe andare a impattare con la scheda grafica. Questa è una GTX 480. Come vedete il cablaggio è molto molto buono, soprattutto considerando anche i dischi rigidi. Bene, avete visto? Ho semplicemente tirato fuori l'hard disk. Servivano connessioni? No, perché sono già state inserite mediante dei bei 8 swap, anche se ovviamente ricordiamo che la compatibilità con i sistemi 8 swap dipende dalla scheda madre, insomma, da tutta una serie di fattori. Non potete staccare immediatamente i dischi. Comunque sia, sono presenti 3 slot 8 swap per periferiche per dischi da 3,5 pollici. Ovviamente che hanno uno standard classico, ad esempio, se volete utilizzare slot. Ad esempio interni per 2 o fino a 4 SSD, lì la situazione potrebbe essere relativa al singolo produttore, alle specifiche del singolo produttore. Sono presenti due slot da 2,5 pollici alla laterali, in questo caso è stato installato un SSD qui, che però bisogna cablare direttamente con i connettori classici. Oltre a questo, la compatibilità è limitata con motherboard ATX, quindi nel nostro caso avevamo una Rampage 2 Extreme e questo è stato un problema perché non è stato possibile eseguire dei test specifici a livello termico. Osservate, il cabinet è davvero, presenta una qualità davvero elevatissima, non c'è praticamente spazio nella parte superiore, quindi non c'è nessuna apertura, non potete montare assolutamente nessuna ventola.
e le tolleranze nella parte superiore sono molto ridotte, quindi con dissipatori molto elevati in termini dimensionali. Non escludiamo che potrebbe esserci qualche grana. Qui sopra, come vedete, è presente un foro che permette un migliore passaggio di cavi, probabilmente in quella direzione per poi andare direttamente dietro. Ovviamente nel caso servirebbero prolunghe o cose del genere. Ovviamente nel caso della ventola, questo slot, come vedete, qui c'è un piccolo sistema di accensione, di accensione di un sistema push pin che permette appunto la... No, in realtà non è push pin, perché è semplicemente una vite attaccata appunto al telaio di acciaio. Comunque sia, è possibile rimuovere, sotto c'è un filtro antipolvere che è l'unica zona in immissione del cabinet. Per quanto riguarda la parte posteriore, bene, innanzitutto fatemi levare il telefonino, se no faccio... Ok, innanzitutto anche qui vetro temperato, 4 V come prima. Procedura di rimozione appunto è immediata e sono presenti dei sistemi di blocco per il vetro che permettono di evitare danni allo stesso. Allora, qui cosa abbiamo? Innanzitutto regoliamo un attimo la luminosità. Benissimo. Allora, come vedete, il cabinet è spazioso posteriormente. Una nota interessante è che Inwin ha fornito un sistema di blocco che potete osservare precisamente qui. Adesso ho i guanti, quindi c'è un po' di difficoltà. Forse ecco, osserviamolo meglio più in alto, qui sopra dove va il connettore. Eccolo qui. Come vedete, alzando questa linguetta molto facile e eventualmente premendola, si blocca insomma, tutti, si bloccano i connettori che avete intenzione di far passare qui. Una particolarità. Che qui sotto è presente un adesivo, quindi potete spostarli dappertutto e non c'è nessun problema. L'apertura posteriore sul backplate è abbastanza grande, quindi non ci saranno grane, ma soprattutto una particolarità davvero interessante è questa, ovvero la predisposizione, come abbiamo già detto, di tre sistemi 8 swap. Si possono quindi con il cavo di alimentazione SATA classico e il connettore dati sempre SATA. E si possono ovviamente rimuovere grazie a due viti, in totale 6. E mentre qui è possibile più in basso, qui, installare appunto due SSD. Questo è quanto. Qui sotto questa è una paratia già aperta appunto che quella precedente. Un particolare, come vedete, è che la gabbia lì sotto permette appunto l'installazione agevole di un hard disk, sì, di un hard disk, di un lettore ottico. Volete vedere come si fa? Benissimo. Procedura davvero immediata. Si fa scorrere all'interno, si inserisce. Ovviamente qui è andato un po' oltre, si inserisce, è inserito e si serrano le due viti laterali, come vedete già lì è predisposta e quindi si può installare la periferica. Ovviamente consigliamo prima di cablare i connettori prima di inserirli, perché altrimenti potrebbe esserci qualche problema, anzi più di qualche problema in realtà. Comunque sia, questo è il cabinet e il prezzo di commercializzazione sarà pari a circa 250 dollari. Ecco, adesso... Vabbè, facciamo così, lo faccio dopo con calma che non credo che si scandalizzerà nessuno per questo. Allora,
Per quanto riguarda le conclusioni, a livello termico, il cabinet purtroppo tende a deludere per una serie di ragioni, tra cui ad esempio l'assenza, totale assenza di ventole in immissione. Questa, diciamo, è una configurazione silent, ma entro certi limiti una ventola è consigliabile metterla, anche per un discorso di pressione positiva e negativa del cabinet. Non essendoci ventole non c'è pressione positiva, quindi considerando che ci sono due ventole che succhiano aria, che è quella dell'alimentatore, quella della scheda video e quella del dissipatore, l'aria in entrata da qualche parte deve entrare, sì, volendo da davanti, ma potrebbe entrare anche da dietro, soprattutto da qui dietro. Dove esce fuori l'aria? Insomma, se non c'è un discorso di gestione dei flussi d'aria, questo potrebbe essere un problema. Stando appunto alla nostra somma algebrica delle singole valutazioni, lo scenario non è positivo. Stando al feeling iniziale dall'utilizzo reale di questo cabinet, in realtà la situazione è differente, perché è eccelso a livello tecnico e visivamente stupendo. Rimane un case capace di una configurazione simile. Cosa possiamo mettere all'interno? Una scheda madre, ad esempio Asus ATX della serie Deluxe, eccezionale, ottimo overclock, ottime temperature e voltaggi. Una VGA potente, perché metterne due ne basta una. Una 7970 GTX 780, magari TI, liquidata con una soluzione I/O sullo stile Arctic Cooling. Dove? Qui, radiatore a 140 mm slim. Un dissipatore I/O da 140 mm posteriore, per cosa? Per la CPU, quindi si fa passare qui e si attacca, si aggancia con la predisposizione per i radiatori fornita da Inwin. C'è un comparto storage ottimo, ad esempio tre dischi da 2 TB e un SSD da 750 GB frontali. Cioè, cosa vi serve di più? Una CPU di ultima generazione da 95 W di TDP. 4770K vi dice nulla? Fantastico. Dal punto di vista da puristi del settore dobbiamo analizzare la situazione reale in rapporto a quella potenziale, però il dato di fatto rimane. Siamo dinanzi a un case fatto per stupire, ad esempio, vediamo i vetri temprati, la struttura, che non delude affatto sotto questo punto di vista. Se non si utilizzano componenti di dimensioni impegnative, escludendo la VGA, non ci sono problemi, ed anzi il case risulta essere decisamente interessante. Una soluzione espositiva o da salotto, insomma, l'ennesima interessantissima soluzione Inwin Limited Edition. Il prezzo si attesta a circa $240, da notare il particolare davanti, e la disponibilità in commercio al momento in Italia è problematica, perché purtroppo queste soluzioni sono difficili da trovare. I punti di forza, insomma, li leggete nella recensione. Diciamo che sarebbe consigliabile aumentare lo spessore laterale sinistro, ovvero quello di compatibilità con i dissipatori ad aria, di almeno altri 2 centimetri, a minimo 165 mm è proprio la cifra da non, che non bisogna, sotto cui non bisogna andare. Poi sarebbe opportuno allungarlo di 2 centimetri, per far sì che montino schede EATX e anche per aumentare questo spazio, questa tolleranza. Se fosse stata di altri 2 cm sarebbe stato perfetto. FSP Aurum 1 kW e quindi doppia scheda grafica senza problemi nella silenziosità. E potenziare soprattutto la ventilazione frontale. Potremmo pensare eventualmente a un inserimento di una ventola da 120 mm in immissione con feritoie laterali. Semplice, ma installazione di SSD dove potrebbe essere? Non so, ad esempio si potrebbero optare per l'installazione qui, che è uno spazio morto, oppure qui sotto, oppure nella parte superiore. Insomma, ci sono molte alternative. Basta ingegnarsi un minimo, il telaio è veramente notevole, le potenzialità ci sono. Qualora si adottassero queste soluzioni sarebbe un case fantastico, davvero fantastico. Vi ringraziamo per l'attenzione. Leggete la recensione e fateci sapere cosa ne pensate dei video, commentate la recensione scritta e buona giornata a tutti, grazie.